Buonasera a tutti e benvenuti al concerto di inaugurazione della 31esima edizione del Festival Organistico Internazionale Città di Bergamo, una rassegna fondata ed organizzata dall'Associazione Vecchia Bergamo, che quest'anno gode del supporto di Regione Lombardia, Comune di Bergamo, Provincia di Bergamo, Camera di Commercio, Fondazione della Comunità Bergamasca, Fondazione Vittorio Polli e Anna Maria Stoppani, Fondazione Kreberg, Confindustria Bergamo, Fondazione Mia, SACBO, Aeroporto di Orio al Serio, Fondazione ASM Gruppo A2A, Erca Group, LOSMA, Cotonificio Albini, Tarcisio Madaschi Impianti Elettrici. E in particolare per questa serata Tenaris Dalmine e la Fondazione Banca Popolare di Bergamo. Un ringraziamento particolare va a Fondazione Cariplo e a tutto il gruppo di lavoro di Bergamo Brescia, Capitale Italiana della Cultura 2023, per aver inserito da subito il nostro progetto Bergamo Brescia Città degli Organi tra le manifestazioni musicali preminenti da sostenere e promuovere per la sua rilevanza internazionale. Al proposito, colgo l'occasione per ringraziare personalmente Nadia Ghisalberti, assessore alla cultura del Comune di Bergamo, qui con noi stasera, per aver creduto e supportato con così grande convinzione questo progetto e in generale tutta la nostra attività. Lasciatemi inoltre salutare e ringraziare per la straordinaria collaborazione, frutto di reciproca stima ed unità di intenti, l'Associazione Amici della Chiesa del Carmine di Brescia, in particolare la sua direttrice artistica Claudia Franceschini, che è qui con me e la ringrazio. Augurando alla neonata prima rassegna organistica internazionale Città di Brescia ogni bene e fortuna, sempre al nostro fianco. Per noi del Festival è emozionante trovarci qui in questa occasione così speciale, ripensando a cosa siamo riusciti a combinare in questi 31 anni, con la sola nostra passione, la tenacia, l'amore per il bello, lo spirito di servizio per la nostra comunità. L'ulteriore impresa di quest'anno, perché di un'impresa si tratta, ricordando l'appena conclusa rassegna Pedaliter sulla nuova ciclovia, dedicata ai giovanissimi interpreti delle nostre due province, per un totale complessivo con i due festival di ben 22 concerti, ha qualcosa di veramente titanico per associazioni che basano la loro esistenza sul volontariato puro. Tuttavia, come è sempre successo in tutti questi anni, siamo convinti che anche questo evento segnerà uno step di crescita, una nuova via da percorrere verso un futuro condiviso, sempre nel nome del valore etico e sociale che la cultura e la musica in particolare possiede, continuando a regalare armonia, bellezza e spiritualità. Olivier Latry, il nostro meraviglioso ospite di stasera, non ha bisogno di alcuna presentazione. Acclamato in tutto il mondo, rappresenta oggi l'eccellenza, il mito, un riferimento assoluto. A lui va il nostro abbraccio più sincero per aver aderito con entusiasmo ben 18 mesi fa all'invito di inaugurare questa edizione con Brescia, in nome di un'antica amicizia che coinvolge l'intero staff musicale della Cattedrale di Notre-Dame de Paris. Vi ricordo che nella città della Leonessa Olivier suonerà con un programma diverso domenica sera alle ore 20 in Duomo Nuovo. Alcune note importanti. La riuscita dello streaming, fortemente voluta anche quest'anno, per mostrare al mondo Bergamo Capitale le sue bellezze, è molto legata all'utilizzo che farete voi qui in sala del vostro smartphone. Più traffico correrà sulla cella telefonica vicina a cui siamo collegati, più le probabilità di avere una trasmissione pulita diminuiscono. Vi chiediamo gentilmente quindi, oltre che silenziare le suonerie, di non chattare e di non inviare foto né messaggi. Vi ricordo che ci sarà l'usuale breve intervallo per lasciar suonare alle 10 il campanone, pregandovi di non disperdervi troppo. La prima parte si concluderà con i due pezzi di Louis Vierne e poi ripartiremo con Dupré e l'improvvisazione. Durante l'intervallo porteremo il cestino con i vostri temi a Olivier, così avrà tempo di sceglierli e di pensare alla sua improvvisazione. Desideriamo ringraziare per l'amabile ospitalità Monsignor Fabio Zucchelli, prevosto della Cattedrale, e Don Gilberto Sessantini, organizzatore di Musica Cathedralis, che da sempre apre la sua stagione mettendo in cartellone il primo concerto del nostro festival.
Infine, con grande piacere, possiamo stasera annunciare che, come a Brescia, anche a Bergamo, a fine festival, nel mese di novembre, ci sarà un importante evento di chiusura. A Brescia si tratta dell'atteso concerto di inaugurazione per il restauro dello storico organo Antegnati Serassi del Duomo Vecchio. A Bergamo, invece, di uno specialissimo concerto per organo e strumenti ad arco, che si terrà qui in Città Alta, nella chiesa di San Pancrazio. L'appuntamento è per venerdì 10 novembre. Vi lascio ora all'incommensurabile maestria di Olivier Latry e auguro a tutti, ma proprio a tutti, una serata piena di felicità.
Thank you.